Ragazzi, eccoci qua con Elisa. Eli, ti sei vista i vecchi video che hai fatto? Li vedi ogni tanto? Certo, Sono nella galleria insulti? sempre. Cioè, ti Abbastanza, insultano alcune tutti, eh? Ma nessuno che mi dice volte. no, sì, non mi hanno insultato. No, Beh, lo ok. accetto. Sono belli lo stesso. Divertente. Divertente, ottimo. Bene, bene. Capire quando è il momento giusto per baciarla. Ti dico la mia. Io penso che se ho, diciamo, lavorato bene in chat, c'è feeling, ho creato empatia, sensibilità. Al primo appuntamento ti dico, ho baciato una ragazza anche dopo 10 minuti. Vedevo feeling, accumulavo indicatori di interesse. Io ho baciato una ragazza, me lo ricordo proprio come se fosse ieri. Eravamo in macchina, sono andato a prenderla in centro a Monza. Stavo mettendo il navigatore perché dovevo andare da una parte. Vedevo già da subito, cioè ai primi minuti, cioè che era veramente strainteressata. Io proprio faccio così, giuro, faccio proprio, ok, allora adesso imposto la cosa, boom. Lo appoggio, faccio così, faccio, ok, adesso carica un attimo, boom, nel frattempo, così, adesso carica un attimo, nel frattempo ti bacio, così, lingua in bocca. Steve è un po' magari esagerato, a me piace un po' le cose pirotecniche, mi piace proprio rischiare anche a volte, però secondo me il momento giusto te lo crei guardando tutte le indicatori che hai ricevuto. Cosa pensi tu, Certo. Meli? Allora, io vado molto a emozioni, quindi credo che sia il momento giusto si possa, sì, anche creare, ovvero magari crei l'atmosfera, però penso anche che arrivi, anche perché se una persona è interessata a te e si crea quel tipo di situazione, c'è Sì, anche una determinata intimità mentale, assolutamente. e fisica, nel senso proprio anche siete magari semplicemente voi due da soli in una stanza, allora in quel caso sicuramente c'è più probabilità. Non sono una che, a meno che non sia proprio un colpo di fulmine, pretendo il bacio subito, lo desidero perché prima, o magari adesso, magari da più piccola sì, Ok. adesso aspetto un attimo perché per me ha già un determinato valore, a meno che non ho voglia di divertirmi a caso una sera, non dando peso a questa cosa, però sicuramente prima si deve creare la situazione. Ok, allora, come capisco io ragazzo che magari parto da zero, sono i miei primi appuntamenti, quando è arrivato il momento giusto per baciarla? Perché io anche mi facevo un sacco di pippe mentali sul fatto che quando fosse il momento giusto, cosa faccio? Le dico una frase? Le faccio sentire il profumo? Cosa faccio? Poi vedevo che alla fine il momento come hai detto te lo crei, però all'inizio non è così palese. Certo, perché uno si fa anche delle paranoie, uno si chiede: ma lo Assolutamente. faccio o non lo faccio? Cosa c'è dall'altra parte? Ok. Credo che sicuramente lo sguardo sia Sì. un fattore molto importante, lo vedi da come ti guarda una donna. Come diciamo, ti sfiora con gli occhi, ecco, o so che tante persone, io non me ne sono mai resa conto, prima di baciare guardano la bocca dell'altro, le labbra, Ok. o comunque magari vedi che si propende a te proprio Ok. fisicamente. Questo è sicuramente l'indicatore di interesse più importante e potente. Cosa fare? Ok, ho individuato questi indicatori. Come faccio? Cioè, come ti hanno baciata, diciamo, precedentemente? Tu sei fidanzata ora? Come ti ha baciato tuo ragazzo? Prima volta. Alla sprovvista, ma perché Bello. eravamo e mi è piaciuto molto perché eravamo in una stanza e ci stavamo preparando per uscire, dovevamo andare a prendere delle cose per una festa e lo sapevamo entrambi, stavamo solo aspettando che succedesse, lui ha spento la luce e mi ha baciato. Ok. Però lo sapevamo, ecco, che sarebbe successo perché lo aspettavamo entrambi, Ok, ecco. siamo in un pub. Il ragazzo in questo momento ha collezionato vari indicatori di interesse. C'è la probabilità, la possibilità che tu ci stia, ma deve fare comunque chiaramente il passo decisivo. Come lo fa? Ti dice una frase A piuttosto gradi. che ti prende, ti bacia, sfrutta un momento di silenzio per farlo. Come? A gradi, io proverei nel senso fare step by step, magari mi avvicino, poi dico una frase, poi se vedo che lei mi Ok. risponde, allora io vado Figo avanti. questo. Ok, ti avvicini nel senso per volerla baciare? O ti Anche avvicini? magari mi avvicino un Ah, pochino perché ok. l'altra persona sicuramente intende, se l'altra persona è indisposta. Vado dall'altra parte, cioè almeno a me è capitato così, se io non volevo mi spostavo e lui allora capiva. C'era praticamente un ragazzo che diceva: io Steve utilizzo questa tecnica, che poi peraltro era giusta, secondo me. Cioè, dice, faccio finta di avvicinarmi, cioè senza, cioè faccio finta di avvicinarmi come se la stessi baciando, però in realtà viro da un'altra parte, che ne so, per toccare l'orecchino, vedo e capisco quanto se si Bravissimo. sposta quando mi avvicino, allora poi il prossimo, il giro successivo la bacio. Vabbè, certo, penso che sia l'indicatore maggiore. Questo volevi intendere Sì. O prima? Ok. anche lo sguardo, guardare magari fisso negli occhi, se vedi che l'altra persona
o è in imbarazzo o insomma dalla reazione secondo me puoi capire, ecco. Un indicatore di interesse che vi aiuta tanto secondo me è il linguaggio del corpo, ma non la parte, diciamo, il viso. Il viso. Le labbra. Cioè se protendono sempre verso di voi, sono di fronte a voi, spesso e volentieri, e non distoglie lo sguardo, ti sta dicendo ok, io sono pronta. Mm-hmm. Va bene. C'è differenza tra luogo e luogo? Cioè posso farlo tranquillamente anche in un pub piuttosto che in macchina, piuttosto che nella passeggiata se appunto il momento è propizio, o devo aspettare il luogo adatto? Allora, se è spontaneo, soprattutto le prime volte, sì, se no, tipo io per esempio non sono un amante delle cose così in pubblico per forza davanti a tutte le persone. E neanche, quindi assolutamente sì, se sei in mezzo a tant'altra gente, con tante altre distrazioni, magari no. Se sei comunque seduto, sei tranquillo, siete rilassati, sì, è il momento giusto. Bella, è giusto bella. Per renderlo speciale. Bella. Grazie Lisa, alla prossima, buonanotte.